Il Macchi MC-202 Folgore fu senza dubbio il miglior caccia della Regia Aeronautica durante la Seconda Guerra Mondiale. Questo per la vastità di impiego operativo, per le sue eccellenti caratteristiche come macchina da combattimento e per la quantità della produzione. Il concetto ovviamente è relativo, soprattutto se confrontato con gli aerei della stessa categoria, sia degli alleati tedeschi, sia degli avversari inglesi e americani. All'inizio della guerra l'Italia era sensibilmente indietro in questo settore, con la produzione aeronautica condizionata da teorie militari superate, da logiche industriali poco coerenti con la brutale realtà del conflitto, che sottovalutavano l'enorme peso delle forze in campo. Lo dimostra il fatto che per anni la filosofia progettuale seguita dall'industria nazionale nello sviluppo dei caccia aveva preferito l'impiego di propulsori radiali, di certo affidabili, ma indubbiamente limitati nel loro potenziale di crescita, almeno per ciò che riguardava i tipi e i modelli adottati dalla Regia Aeronautica, abbandonando del tutto l'evoluzione dei motori in linea raffreddati a liquido, nonostante gli importanti progressi raggiunti in questo campo nel periodo fra le due guerre, alimentati dalle esperienze e dai successi legati soprattutto alla Coppa Schneider. I limiti di questa scelta erano apparsi evidenti dalle prime esperienze belliche. I caccia della cosiddetta Serie 1, come il Fiat G50 e il Macchi 200, si erano rivelati del tutto inadeguati e poco competitivi. La Macchi si rese conto di dover superare questo pesante svantaggio e trovò nella disponibilità del motore tedesco Daimler-Benz DB601 l'elemento che le permise di ottimizzare la sua pur valida cellula del suo modello 200. Il motore, sviluppato dalla Daimler-Benz nel lontano 1934, era un V12 invertito da 1175 cavalli, di concezione molto avanzata per il periodo. La sua più importante caratteristica tecnica, oltre all'iniezione diretta, era nel sistema di sovralimentazione. In particolare, il compressore centrifugo monostadio era dotato di un complesso sistema idraulico di autoregolazione che operava in funzione della pressione barometrica, della composizione della miscela e del regime di rotazione. Ciò, oltre a garantire il funzionamento ottimale in ogni assetto di volo, permetteva l'erogazione di potenze sensibilmente elevate. Nel 1940 la Macchi aveva acquistato di propria iniziativa un esemplare del propulsore. La costruzione su licenza di questo motore venne affidata all'Alfa Romeo, che nel 1941 avviò la fase sperimentale delle nuove unità motrici, designate RA1000 RC41 Monsone. Soltanto nel 1943 realizzò i primi esemplari di serie. In questo lasso di tempo fu necessario ricorrere alle importazioni dirette dalla Germania. Il progetto del Folgore fu affidato a Mario Castoldi, il quale conservò molte delle caratteristiche strutturali del precedente MC-200, soprattutto le ali e gli impennaggi. La fusoliera invece era stata completamente riprogettata, non più tozza ma dotata di linee filanti molto curate dal punto di vista aerodinamico. La cabina di pilotaggio poi era chiusa con un tettuccio incernierato sul lato destro. Il prototipo ebbe il battesimo dell'aria il 10 agosto 1940 a Lonate Pozzolo e dimostrò fin dai primi collaudi prestazioni notevoli, nettamente superiori a quelle del Saetta. Alla sua grande maneggevolezza univa infatti elevate doti di velocità ascensionale, con 5 minuti e 55 secondi per raggiungere i 6.000 metri di quota, e una elevata velocità orizzontale con oltre 600 km orari. A queste indubbie qualità, tuttavia, fece da contraltare un grave limite che caratterizzò l'intera vita operativa dell'aereo, e cioè l'armamento, che fu palesemente insufficiente se confrontato con i pari classe alleati e avversari, e che in pratica rimase standardizzato in sole due mitragliatrici da 12,7 mm sincronizzate per sparare attraverso l'elica.
Questa configurazione trovava la sua spiegazione di fondo nella logica ancora prevalente alla fine degli anni 30, che negli aerei da caccia privilegiava la maneggevolezza a discapito della potenza di fuoco. Il progetto del Folgore risentì molto di questa impostazione, al punto che divenne praticamente impossibile incrementare l'armamento senza rinunciare all'agilità tanto preferita dai piloti. La prova più evidente fu data dalla produzione della serie 7, nella quale la Macchi installò altre due mitragliatrici Breda Safat da 7,7 mm nelle ali, ma molti piloti preferivano smontare queste armi aggiuntive in modo da ridurre il carico alare e recuperare maneggevolezza. Gli stessi motivi condizionarono l'adozione di mitragliatrici pesanti o cannoni da 20 mm installati in pod alari. Un esemplare della serie 13, così modificato e dotato di due gondole subalari contenenti altrettanti cannoni Mauser, fu collaudato il 12 maggio 1943 e le prove riscossero un certo successo, ma non ebbero seguito nella produzione. Un altro fattore che impedì il potenziamento del volume di fuoco fu l'impossibilità di sfruttare le caratteristiche del motore DB601, che permetteva di installare un cannone da 20 mm sparante attraverso l'asse dell'elica. Questa soluzione era già stata adottata con successo nel caccia tedesco Messerschmitt BF-109, propulso dalla stessa unità motrice. In questo caso, però, il progetto prevedeva sin dall'origine l'adozione di un armamento così particolare, mentre nel caccia Macchi MC-202 sarebbe stato necessario riprogettare sostanzialmente l'intera struttura della fusoliera. Fu necessario attendere il successivo MC-205 Veltro per vedere superati, anche se in parte, questi condizionamenti. Difatti, il Veltro del Folgore conservava fondamentalmente l'intera cellula, ma l'adozione del più potente motore DB605 da 1475 cavalli consentì di aggiungere inizialmente due mitragliatrici da 7,7 nelle ali, che ben presto furono sostituite da due cannoni Mauser. Il nuovo progetto quindi segna l'inizio di una svolta fondamentale e, anche se con ritardo, permise di recuperare un divario tecnologico importante e di mettere la Regia Aeronautica nelle condizioni di sostenere il continuo ma inarrestabile crescendo del conflitto. Tra le sottovarianti più significative da ricordare c'è quella denominata MC-202AS, Africa Settentrionale, dotata di un filtro antisabbia che poi fu applicato a tutti gli esemplari. Dalla serie 7 venne adottato il parabrezza blindato, mentre l'ala fu predisposta per ospitare due mitragliatrici da 7,7 mm. L'ultima modifica fu quella che dette vita alla possibilità di impiego come cacciabombardieri. Difatti, a partire dalla undicesima serie, dal novembre 1942, i Folgore furono dotati di due attacchi alari, in grado di trasportare bombe da 50, 100 e 160 kg, oppure due serbatoi ausiliari sganciabili da 100 o 150 litri. Le linee di montaggio dal maggio 1941 all'agosto 1943 riuscirono a completare poco più di 1100 esemplari di diverse serie, suddivise tra la Macchi e le sue licenziatarie Breda e Sai Ambrosini. L'attività operativa ebbe inizio nel novembre del 1941 in Libia e da allora il 202 operò praticamente su tutti i fronti, da quello africano a quello balcanico, dal teatro del Mediterraneo al fronte russo. I primi esemplari del nuovo caccia furono consegnati al 6° e al 17° gruppo del primo stormo caccia terrestre nel maggio del 1941. E il battesimo del fuoco ci fu il 29 settembre su Malta. L'impiego in quest'area fu intenso fino alla fine del mese di novembre e i Folgore ebbero modo di scontrarsi con gli Hawker Hurricane e Curtiss P-40 della Royal Air Force.
Il confronto mise in luce le superiori caratteristiche di maneggevolezza del caccia italiano, che in molti casi riusciva a sopperire in questo modo all'inferiorità dell'armamento. L'impegno successivo, assai più massiccio e logorante, fu in Libia a partire dal 25 novembre 1941. In questo teatro operativo si alternarono un po' tutti gli stormi equipaggiati con i 202, che vissero fino al 1943 l'andamento delle vicende belliche con alterne fortune. All'inizio ottennero buoni successi, ma con il graduale crescere della presenza avversaria furono costretti a subire la superiorità dei mezzi alleati. Al di là della drammatica esperienza sul fronte russo, dove dal settembre 1942 i cacciamacchi del 21° gruppo si trovarono a operare in condizioni ambientali durissime, l'impiego che restò costante per tutta la durata della guerra fu quello nel teatro del Mediterraneo. Le ultime azioni dei Folgore prima dell'armistizio furono quelle per contrastare lo sbarco alleato in Sicilia. Dopo l'8 settembre, una cinquantina di aerei ancora efficienti, in carico alla Regia Aeronautica, furono inquadrati nel raggruppamento caccia e continuarono a operare fino al tardo 1944, impegnati soprattutto sul fronte dei Balcani. Al nord, l'Aeronautica Nazionale Repubblicana raccolse i Folgore nel terzo gruppo, che non riuscì però a diventare operativo. Diversi aerei furono acquistati dalla Luftwaffe per uso addestrativo. Alcuni di questi furono ceduti alla Croazia. In questo scenario il Macchi MC-202 Folgore recitò fino in fondo la sua parte. La scelta della Macchi di equipaggiare i nuovi aerei da combattimento con i propulsori tedeschi alla fine si rivelò giusta. Nonostante i ritardi accumulati, i motori Daimler-Benz, nelle loro diverse varianti, resero possibile la realizzazione dei caccia più prestigiosi della Regia Aeronautica.